Paura questa mattina, intorno alle 10 a Sala Consilina, un'auto, una Jeep, ha affiancato un portavalori dalla vettura. È sceso un bandito armato di mitra che ha tentato di rapinare il portavalori. I vigilantes sono però riusciti a mettersi in fuga e a evitare la rapina. A questo punto il malvivente ha tentato di entrare all'interno dell'ufficio postale poco distante dal luogo del colpo, ma i dipendenti dell'ufficio postale si sono accorti di quanto stava avvenendo, hanno quindi chiuso la porta e hanno evitato anche loro la rapina all'interno dell'ufficio. I malviventi si sono quindi dati alla fuga, sarebbero almeno 5. Uno dei vigilantes ha accusato un malore, infatti sul posto immediato l'arrivo del personale del 118. Ovviamente immediato anche l'arrivo da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Roberto Bertini, e degli agenti della polizia municipale. Al vaglio degli inquirenti le telecamere per comprendere la via di fuga della Jeep e anche ovviamente per cercare di comprendere l'identità dei malviventi, che sono fuggiti a mani vuote.